Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Secondo pareggio consecutivo per i Rimini, nello spazio di 4 giorni dopo la beffa subita 1 dalla fine nei turni frasettimanali in casa della Vigor Campanito, i biancorossi non vanno oltre lo 0-0 tra le mura amiche. La San Maurese si dimostra formazione forte con la difesa meno battuta del torneo e con un esploit importante in questo inizio 2018 che ha dato un notevole cambiamento alla propria classifica. La squadra prende sempre più le sembianze del proprio allenatore e rende la vita dura a chiunque. Una sola sconfitta in questo giro di ritorno, rimediata tra l'altro con Romagna Centro. I Rimini inizia forte con un cross di Guiebbe dalla destra per Buonaventura che prova i tappi di tacco, ma la palla sfila all'arco. Righetti si affida a questo punto all'estero di Cicarevic, protagonista la domenica prima, prova il tiro fra tre difensori, conclusione debole che non reca problemi a Passaniti. Lo stesso montenegrino, servito questa volta da Guiebre, sfiora la marcatura alzando troppo la mira. Guiebre tiene alto il pressing della squadra, più dalla mezz'ora fa tutto da solo sull'auto di destra e trova anche il varco per il diagonale, conclusione debole che Passaniti blocca a terra. L'offensiva biancorossa prosegue con questo tiro cross forte e teso dalla sinistra ad opera di Simoncelli. Cicarevic non arriva al tocco decisivo e la Samorese si rende viva dalla parte opposta per la prima volta al minuto 34 con Loati che prova ad impensierire Scotti con un tiro da posizione defilata a sinistra, ma il portiere biancorosso non si fa sorprendere, blocca a terra in due tempi. 5 minuti più tardi arriva la punizione di Scarponi dalla tre quarti sinistra per la testa di Jokan che manda di poco alto. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa dopo 10 minuti di noi arriva il primo pericolo per Passaniti. Il volontario di azione sul corner di Capellupo spera che termina fuori. La San Maurese diviene pericolosissima sugli sviluppi di un fallo laterale, ma Loati crossa dalla sinistra davvero troppo forte perché Jokan arrivi al tappi vincente. Buon per i Rimini in questo caso, la palla sfila fuori dalla parte opposta. La pressione giallorossa continua quando Lucchese ci prova dalla distanza con un destro in corsa. Scotti ben appostato si trova la sfera tra le mani. Sul versante opposto arriva subito la risposta di Minisi con Cicarevic che però da buonissima posizione calcia altissimo. Sempre da fallo laterale la squadra di Protti diventa pericolosissima, cross da sinistra per la testa di Jokan, alto di un nulla. Il noi entrato Traini prova a colpire, sul cross di Cicarevic l'attaccante arriva in maniera scordinata non riuscendo ad impattare il pallone come vorrebbe. Lo stesso attaccante si ripete 3 minuti più tardi quando ruba palla su 20 metri e calcia potente, la sfera S a lato. A 2 dalla fine, clamorosa occasione ancora per l'attaccante, Montanari suggerisce basso da destra, Traini arriva in corsa da pochi passi, conclude fuori. Termina qui una partita senza particolari acuti, lo 0-0 regna con i Burian che entra in azione gelando la porta di ambedue le formazioni ma facendo accendere da stasera la stufetta in casa biancorossa per proteggersi dal freddo chiamato il Molise che in 4 giorni recupera ben 4 punti alla capolista e da stasera dista solo 7 lunghezze.